Una pasta super cremosa pronta in pochi minuti? Sfida accettata! Buon appetito! Cominciamo dal cipollotto. Lo taglio a rondelle. Il ciuffetto non lo buttare, che è buonissimo in un sacco di ricette e perfetto a crudo, per esempio nelle insalate. Lo metto in casseruola con un bel giro d'olio e lo faccio rosolare per qualche minuto prima di aggiungere i piselli. Io utilizzerò questi freschi appena sgranati, ma anche quelli congelati, che sicuramente hai già in casa, andranno benissimo. Una bella salata, mescolo, poi ho già messo su l'acqua per la pasta, vado ad aggiungerne 1-2 mestoli nel tegame e faccio cuocere per circa 10 minuti. I pisellini sono pronti, posso buttare la pasta, fusilli così tratterranno al meglio il condimento, che diventerà super cremoso. Infatti adesso tengo un pochino di pisellini da parte per l'impiattamento e vado a frullare il resto. Ancora un pochino di acqua e frulliamo. Ottenuta questa bella cremina fine, la rimetto nel tegame e scolo la pasta al dente direttamente nel condimento. Faccio amalgamare il tutto, giusto un minutino. Ovviamente puoi aiutarti con un po' di acqua di cottura al bisogno. È già perfetta così. Ma adesso la rendiamo ancora più buona. A fuoco spento andiamo a mantecare con stracchino, che renderà il tutto ancora più cremoso, e grana padano, che aggiungerà un po' di carattere alla dolcezza generale. Faccio sciogliere bene il tutto e completo con abbondante pepe e un filo d'olio per lucidare. E posso impiattare un po' di pisellini, qualche fiocchetto di stracchino, ancora un filo d'olio e un ultimo tocco di pepe. E la nostra pasta cremosa ai piselli è pronta per essere gustata. Ma che felicità!